Ci sono luoghi nella vita di ognuno che distano solo un'idea dall'essere chiamati casa. Luoghi che non necessariamente frequenti spesso, ma che ti aspettano comunque. Dove sai che un posticino alla fine per te c'è sempre. Magari solo un piccolo prato in cui sederti, circondato dalle radici dei larici secolari. Noi montanari non chiediamo molto in fin dei conti per star bene, per sentirci per un attimo parte di queste montagne. Saliamo quindi oggi alla volta di una delle mete più in voga tra le cime carniche, un contesto di punte grigie che sovrastano dorsali rossastre, su bacini ininterrotti di praterie e mughete, e due gocce d'acqua spettacolari. Ieri la prima neve è scesa dalle quote ed ha lambito i boschi, ricordandoci, nonostante tutto, che domani sarà inverno. Oggi ancora l'autunno predomina. Parla con l'umidità del sottobosco, con le acque scroscianti che si gettano nella forra di Rio Bordaglia, con le foglie che il vento dispettoso del nord continua a staccare da alberi sempre più spogli, da quelli che sono ancora in piedi, perché Vaia è passata da qui un anno fa. Gli scheletri di legno stesi al suolo sono scritti di commiato di una tempesta straniera che è entrata in carnia dalla porta principale senza chiedere permesso. Lo ha fatto anche più su, a Malga Bordaglia di sotto, che porta ancora nella copertura i segni di una lotta impari. Saliamo ancora. Sappiamo che la perla della zona è racchiusa in una conca oltre questi boschi, verso quota 1800. Una perla che si svela all'ultimo, nascosta dal sipario di larici che nelle giornate d'autunno sfavillano nei colori caldi come fossero il rimasuglio dell'estate. Questa è un po' casa, e forse lo è anche per gli amici che oggi mi accompagnano. Potremmo stare qui le ore a guardarci attorno senza volere altro, ma oggi ho ancora un desiderio, quello di salire alla vicina Creta di Bordaglia, cima che manca alla lista della memoria. Miriamo al vicino passo Giramondo, verso Ghiaie che il vento del nord ha imbiancato e incrostato di ghiaccio. È un elemento che amo e mi fa star bene. Autunno e inverno ci accompagnano al lato del sentiero. Gli estremi si toccano in quella linea immaginaria, come 100 anni fa un confine indefinibile divideva italiani e austro-ungarici che qui si fronteggiavano con fucili e granate. Verso quota Pascoli prendiamo a destra le ghiaie che sostengono la cima di oggi e risaliamo per tracce evidenti di sentiero. Più su il passo si fa faticoso e deve destreggiarsi con la prima neve. Un paio di canalini accennati, un passaggio esposto e la dorsale finale con gli immancabili baraccamenti di guerra. Da quassù guardo quello che mi circonda. E non posso esimermi dal pensare che se fossi stanco un giorno di camminare alture, mi fermerei in quel posto dove gli occhi non sono mai stati sazi da quell'intorno. Mi siederei su un sasso, in riva al mare della tranquillità, a contare gli aghi dei larici che in cielo si stringono ai primi fiocchi dell'inverno. Aspetterei così, guardando nuvole dense sfaldarsi e rincorrersi tra le cime, con il vento musicista che tra i rami dei mughi quassù dirige l'orchestra. Il nostro percorso, ora in discesa, incrocia un'altra goccia che si è fatta lago, il lago di Pera. Un'atmosfera di nebbie che si sfilacciano in tutte le direzioni rende la percorrenza particolarmente remunerativa, come scrivono in certi libri. Scendiamo attraverso il vallone di Sissanis, luogo in cui il silenzio della montagna è interrotto dalla voce del ruscello che si metterà nel Degano, oltre la stretta di Fleons. È qua che nasce la goccia di Carnia. La Malga Sissanis ormai è lo scheletro di se stessa. Vederla così mi ricorda altri tempi, quando dormendoci dentro in una notte stellata d'estate sbocciava quell'amore per i monti che ancora mi accompagna. Ma quassù tutto va in malora. È purtroppo un triste dato di fatto. Rientriamo alla macchina rigettandoci nell'umidità del fondovalle. L'autunno ha le ore contate, ma va bene così per il mio gruppo, perché c'è chi dentro è fatto di neve, di roccia, di solitudine.